Ammonta poco meno di 3 milioni di euro l'ultimo finanziamento che il Comune di Sarno ha ottenuto dal Ministero dell'Interno. Confluirà nel Vallone San Sebastiano, premiata nell'ambito del PNRR la progettualità dell'ufficio tecnico, nell'ottica di un disegno complessivo di ampio respiro che consentirà la restituzione dell'intero Saretto alla città e alla fruibilità pubblica. Abbiamo già, con questo è il terzo finanziamento che ci viene affidato dal Ministero degli Interni su una precedente scheda che l'ufficio tecnico aveva elaborato. Devo fare un ringraziamento all'ufficio tecnico perché l'ufficio PNR sta lavorando a pieno regime, ma non solo quello, è tutto l'ufficio che sta producendo in una maniera incredibile. E i tre progetti che noi abbiamo sulla zona collinare e sulla zona montuosa sono tre progetti di grande respiro, perché due progetti sono sul Saretto e poi abbiamo il progetto definitivo di chiusura della fase, come dire, post messa in sicurezza 5 maggio 98, che è il Vallone Santa Lucia. Per cui con Vallone Santa Lucia, con questi due finanziamenti che abbiamo avuti sul Saretto, sulla parte est e sulla parte ovest, perché abbiamo il finanziamento sulla parte est, che già c'è un progetto che veniva proprio dalla commissione Grandi Rischi, quindi stiamo parlando degli anni post 5 maggio 98, che è un progetto di tutto rispetto, perché porta a una messa in sicurezza di tutta la zona che stava al di sotto di Villa dei Pini, dell'ex plesso ospedaliero Villa dei Pini, e della zona che sta al di sotto del vecchio castello, insomma, ecco. Tieni presente che di recente abbiamo, proprio nell'ultimo consiglio comunale, alcune famiglie sarnesi hanno donato al Comune di Sarno circa 25.000 metri quadri di Saretto, cioè tutta la zona che già era stata messa in sicurezza precedentemente dopo i fatti purtroppo tragici dell'incendio che vide il Saretto purtroppo protagonista, ecco. Quindi già 20.000 metri quadrati ce li abbiamo, perché donati da queste famiglie sarnesi. Abbiamo un progetto sulla parte est, abbiamo adesso un progetto sulla parte ovest, sulla zona che in alcuni momenti abbiamo dovuto evacuare, tutta la zona di San Sebastiano, a valle di questo vallone, che già sta in una situazione di sicurezza, però con questi soldi andiamo a consolidare tutto il Saretto, con un progetto che, come dire, non soltanto di messa in sicurezza definitivo,